Lasciamo questa pagina ampia dedicata al caldo e ci dedichiamo alla cronaca. Esatto, la cronaca, perché oggi è stato sgomberato il cosiddetto fortino delle Cosche. Era un fortino, una roccaforte dello spaccio e del racket, apparteneva soprattutto alla famiglia Cosco, che era anche coinvolta nell'omicidio di Lea Garofalo, ve lo ricorderete, la donna sciolta nell'acido. Un blitz delle forze dell'ordine ha portato allo sgombero del cosiddetto fortino del clan Cosco. In viale Montello 6 a Milano la famiglia, alcuni esponenti della quale sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia sciolta nell'acido, aveva creato una vera e propria roccaforte di spaccio e racket. Da 40 anni nello stabile di proprietà della Fondazione Policlinico regnava l'illegalità, come anche in via Canonica 77, altro palazzo sgomberato. Oltre ai Cosco abitavano circa 200 persone. Alcune in regola, altre abusive, che pagavano l'affitto alla famiglia pur non essendo legate all'andrangheta. Molti si erano già allontanati nei giorni scorsi, gli altri, soprattutto eritrei, hanno dovuto fare le valigie oggi. Però siamo in affitti. Ma a chi pagavate l'affitto? Uno mi ha preso. Mi pesano. Mai sentito. Mai sentito famiglia Cosco? No. E quanto pagavate? E 200-250 postolette. Adesso non lo so, sono fuori. E dove vai? Non lo so. E non c'è casa, e non c'è nessuno, non c'è mia famiglia qua, io sono fuori. Il comune, in collaborazione con Aler e Fondazione Policlinico, ha dato un alloggio alle famiglie in difficoltà.